dell'Epifania del Signore. La parola Epifania significa manifestazione. Dio si manifesta, manifesta se stesso, manifesta il suo progetto di amore a tutti quanti gli uomini. Questo San Paolo nella seconda lettura, rivolgendosi agli Efesini, viene chiamato il mistero che le genti sono chiamati in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Possiamo pensare che Dio, nel realizzare questa manifestazione, ha usato una pedagogia. Da prima ha scelto il popolo di Israele e nella pienezza dei tempi tutti quanti gli uomini sono stati invitati ad accogliere questa volontà di Dio di salvezza in Cristo Gesù. L'episodio dei Magi è emblematico. I Magi erano delle persone straniere. Vengono chiamati Magi perché erano dei sapienti, degli astrologi. Interpretavano la vita e la storia attraverso la lettura delle stelle. Anche oggi c'è qualcuno che ancora va dietro questa cultura. Certamente è una pseudocultura, una cultura molto elementare. Non possiamo assolutamente credere agli oroscopi, sono contrari alla fede. Ma Dio nella sua bontà accetta l'uomo nella sua crescita. Ci fa in qualche modo sorridere delle stelle che conducono gli uomini. E gli uomini che fanno un cammino guidati dalle stelle. Ma tant'è. Ecco, Dio si è manifestato anche attraverso questa cultura elementare. Abbiamo visto la sua stella, siamo venuti ad adorarlo. Nella cultura di allora c'era che quando nasceva una nuova stella nasceva un nuovo re, e allora il re doveva essere adorato. Si mettono in cammino, vanno da Erode, chiedono Betlemme, si dirigono verso Betlemme, rivedono la luce, la stella, hanno una gioia grandissima e incontrarono questo re nato là, in una casa. Il Vangelo parla di casa, non parla più di mangiatoia. È nato, deposto in una mangiatoia, poi è stato deposto, portato in una casa. Prostratisi lo adorarono e gli diedero in dono oro, incenso e mirra. L'Epifania possiamo interpretarla come la festa della luce, la stella, la festa dei doni, da cui la Befana, i doni ai bambini. Ma soprattutto teologicamente l'Epifania è questo progetto di Dio di autorivelarsi a tutti quanti gli uomini. Nei Magi possiamo considerare tutte quante le nazioni, l'universalità della salvezza. È un tema teologico molto importante. Ecco, questo Dio che vuole essere il Dio salvifico di tutti quanti gli uomini. Gesù dirà agli apostoli: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura, e chi crederà e sarà battezzato sarà salvo. Soffermiamoci un pochettino su questi temi: il tema della luce, il tema dei doni, il tema della manifestazione di Dio. La prima lettura tratta dal profeta Isaia, capitolo 60, quindi l'ultimo Isaia, è un inno alla gioia, un inno alla luce. Alzati, rivestiti di luce. Chi? Gerusalemme. Rivestiti di luce perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. La luce di Gerusalemme sta proprio in quanto la gloria di Dio era in Gerusalemme. Allora uno stuolo di cammelli ti invaderà,
dromedari di Madian e di Eva, tutti verranno da Saba portando oro, incenso e proclamando le glorie del Signore. Tutti vanno a Gerusalemme, perché è il luogo della luce, il luogo in cui risplende la presenza di Dio. Alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro si sono radunati, vengono a te. C'è come una processione andare verso il Signore. Noi celebriamo l'anno santo della misericordia, che ci invita tutti a andare, camminare, varcare la porta, andare a Dio, incontrare Dio. Questa luce di cui si parla possiamo proprio interpretarla come questa misericordia di Dio che ci invade e dà una risposta, una vera risposta a tutta la problematica dell'uomo. Festa dei doni, l'Epifania, festa dei doni. Abbiamo bisogno di ricevere un dono, abbiamo bisogno di dare dei doni. Perché tutto questo che cosa significa? La parola dono, gratis. Siamo troppo legati a certa mentalità consumistica, a certa mentalità efficientistica, no? Io ti do se tu mi dai. Il dono invece è dono, è un fatto gratuito, è un regalo, è un offrire qualcosa di sé a una persona dicendo attraverso questo gesto un segno di stima, di amicizia, di amore gratuito. Ora i magi offrirono a Gesù, prima ancora del loro incenso e mirra, che cosa? Prostratisi lo adorarono. Questo è stato il vero dono, questo riconoscere in Gesù tutta la sua dignità. Nell'Epifania del Signore vogliamo proprio anche noi riconoscere Dio, anche noi prostrarci e adorare questo Dio Signore della vita e della storia che ha regalato tutto a noi. Ma mentre noi facciamo questo dono al Signore, siamo certi che il Signore fa un grande, meraviglioso dono a noi. Dio dona se stesso. L'incarnazione di Dio in mezzo a noi è proprio da considerare come un dono meraviglioso. Sì, Dio stesso si fa regalo, dono. Noi non lo conquistiamo né con la nostra fantasia, né con le nostre buone opere, né con le nostre filosofie. Dio si fa dono. Dio si fa dono a noi e ci dà anche il dono per poterlo accogliere, la fede. E allora il dono deve essere reciproco. A Dio che si rivela, l'uomo risponde con il dono della fede. Il terzo tema, la manifestazione di Dio a tutti quanti gli uomini. L'episodio dei Magi è un episodio emblematico, ma guardiamo questo tema nel senso più generale. La storia, la vita, è tutta tessuta da questa manifestazione di Dio. Dio continuamente si manifesta a noi, nella nostra vita. Basta che noi facciamo un po' di silenzio, percepiamo come Dio è presente nella nostra vita e ci parla. Ci ha parlato attraverso Gesù, e ci parla attraverso Gesù, ci parla attraverso la Chiesa, ma ci parla anche attraverso la vita, attraverso la storia, attraverso i fratelli, attraverso i poveri, attraverso le varie manifestazioni, sia gioiose sia meno gioiose, della vita. Dio ci parla, Dio si manifesta, e si manifesta se stesso, manifesta il suo amore, anche nel dolore, anche nel momento della difficoltà. Dio manifesta se stesso. Questo Dio è un Dio presente, ecco la manifestazione di Dio, un Dio presente nella vita, un Dio che interloquisce con noi, un Dio che attende da noi una risposta vera. Allora, l'interrogativo che noi possiamo e dobbiamo porci è questo: come vivo questo mio rapporto con il Signore? So cogliere
anch'io i piccoli segni con cui Dio si manifesta a me? I magi lo hanno accolto accogliendo il segno della stella. Ma quali sono i segni con cui Dio si manifesta a me oggi? La risposta a ciascuno di noi. Amen. 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 Amen.